prima c'è un quesito, si vota su quel quesito, non si vota sul governo, non si vota, lo stiamo cercando di far capire. È vero che sul fatto che si voti per il governo qualche errore è stato fatto, però lo stiamo correggendo. Adesso il quesito è chiaro, mi pare evidente che si vota su quella cosa lì, non si vota sul governo, non si vota sulla legge elettorale, anche se poi dico, perché la questione che è stata posta dall'altro Meroni è giusta e seria, però noi dobbiamo fare uno sforzo per parlare con i cittadini, spiegare il merito e spiegare che si vota sul merito, che quello che dice che non si vota sulle banche, sulla famiglia della Boschi. Ho visto il dibattito con Boschi Salvini, cioè, si parla d'altro. Ho visto il dibattito con il nostro candidato sindaco del centrodestra, con la Boschi, che parlava di una riforma che non aveva neanche letta, però parlava soltanto per dire che il governo, lo sviluppo economico, cioè, non c'entra. Il quesito è lì, si incazzano perché c'è scritto esattamente di che cosa stiamo parlando. E quindi il quesito è quello, si vota su quello, e noi dobbiamo passare 60 giorni a spiegarlo ai cittadini, anche uno per uno, spiegarlo. Queste sono le cose. Sapendo che noi abbiamo due questioni serie. Le contraddizioni interne al PD io le trovo stucchevoli. Faccio presente che in prima linea, parte da Lema, però in prima linea su questa contestazione della riforma oggi ci sono parlamentari che l'hanno votata tre volte, come tutti noi, e parlamentari che hanno contribuito a modificarla, perché quella norma che dice che saranno i cittadini a indicare ai consigli regionali chi dovrà andare a rappresentarli è stato un emendamento della nostra minoranza. Guardate, l'impressione è, ma tra l'altro io insisto, cioè, e tutte queste cose c'erano nel nostro programma elettorale, cioè il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione dei costi, la riduzione dei parlamentari, erano tutte cose che c'erano, il superamento delle materie concorrenti, erano tutte cose che c'erano scritte nel nostro programma elettorale. Non era Renzi il segretario. Guardate, l'impressione è che si sta giocando una partita che privilegia ancora una volta l'autoreferenzialità, il dibattito interno piuttosto che l'interesse del paese. Io ho questa sensazione, perché francamente mi pare che valga di più la voglia di mettere in difficoltà Renzi piuttosto che quella di guardare all'interesse del paese, facendo anche un'operazione che di fatto mette in difficoltà il nostro governo, che tutti i giorni anche alcuni dei parlamentari della minoranza che hanno queste posizioni sul referendum sostengono. Quindi questo è un punto. D'altra parte io non penso che noi ci dobbiamo fare di storia, ma ci sarà la direzione. Credo che lunedì Renzi farà ulteriori aperture per raccogliere le sollecitazioni che sono venute, dopodiché io non credo che possiamo perdere tanto altro tempo a discutere tra di noi, cioè dobbiamo andare a parlare con i cittadini. Ripeto, dopo aver votato tre volte in Parlamento tutti quanti la riforma. A me però la cosa che dispiace di più, lo dico, è la posizione dell'ANPI. Hai ragione, perché io francamente non riesco a capirla sul merito, nel senso che sul merito io continuo a pensare che
se noi non facciamo una riforma della Costituzione italiana che mette le istituzioni nelle condizioni di funzionare meglio e ridà credibilità alle istituzioni, e per farlo significa, e farlo significa anche ridurre il numero dei parlamentari, farlo significa anche ridurre i costi della politica, perché queste sono le cose, come diceva Cesare, che poi allontanano i cittadini dalle istituzioni. Questo serve a rafforzare la nostra democrazia, non a indebolirla. Io francamente non vedo pericoli per la democrazia, non vedo svolte autoritarie all'orizzonte, anche perché i poteri dei governi, i poteri del presidente non cambiano. Questa resta una repubblica parlamentare in cui sarà il Parlamento a votare, a decidere chi è il presidente del Consiglio, a votare la fiducia. Io francamente non capisco il pericolo della democrazia, e soprattutto non capisco un'idea, che questa è miope, per cui la Costituzione non si tocca. Ma scusate, i costituenti hanno scritto un articolo nella Costituzione spiegando come fare per cambiarla, e noi abbiamo applicato quell'articolo. Se l'hanno scritto vuol dire che già allora era chiaro che col passare degli anni, coi mutamenti, ci sarebbe stato bisogno di adeguare la seconda parte della Costituzione. Già da allora sapevano che il bicameralismo paritario, che è stato fatto in Italia e non in altri paesi, per una ragione, perché lì quella Costituzione l'hanno fatta i comunisti e i democristiani. Quelli che rappresentavano un blocco e quelli che rappresentavano un altro blocco in una fase in cui c'era la guerra fredda. E fare il Senato e la Camera, che si votavano in questo modo, con basi elettorali diverse, con strutture diverse, rappresentanze territoriali diverse, serviva a impedire che una delle due forze potesse portare tutto il paese da una parte o dall'altra. Questo era il tema. Oggi quel tema lì non c'è più. Lo sapevano che si sarebbe superato, e allora bisogna cambiare alcune cose, perché oggi serve, da questo punto di vista, dare più forza alle istituzioni se vogliamo difendere la democrazia, se vogliamo difendere quei valori lì, se vogliamo difendere i principi della prima parte. Guarda, non lo sto dicendo qui, io l'ho detto in Parlamento tutte e due le volte che sono intervenuto sulla riforma costituzionale durante la discussione, perché questa è la motivazione vera per cui facciamo la riforma, e vedere che l'ANPI su questo fa una questione di prefigurando svolte autoritarie, io lo trovo incomprensibile. Detto questo, allora fatemi dire, su le commissioni già adesso potrebbero, le commissioni parlamentari già adesso possono votare in sede deliberante. È difficile farlo perché bisogna che tutte le forze politiche, tutti i gruppi siano d'accordo a chiudere. Non è questo che allunga i tempi, è il rimpallo che allunga i tempi. In commissione si votano gli emendamenti, quelli presentati in commissione possono essere presentati in aula, benissimo. Il problema è che poi possono cambiare una legge che poi viene ricambiata dall'altra parte, questo è il problema.